Avete finito tutti di mangiare o bere? Io sì. Io no, perché? Beh, perché se abbiamo finito andiamo a casa. Sì, infatti io non ho più voglia di stare qui. Povera Argentina. Già. Ma... scusate il mio telefono. Pronto? Sì, papà? Cosa? Avete già chiamato l'ambulanza? Certo, arrivo subito. Ehi, che succede? Perché chi deve chiamare l'ambulanza? Argentina ha avuto un incidente in moto un po' più lontano dalla pasticceria. Cosa? E come sta? Non lo so, hanno chiamato l'ambulanza, dovrebbe arrivare fra poco. Andiamo. Sì, ci penso io a pagare. Ok, grazie. Oh, non ti preoccupare, Argentina. Vedrai che fra poco arriverà l'ambulanza. Sì, ho chiamato anche Danny. Dovrebbe arrivare fra poco. E voi due, grazie mille. Non vi ringrazieremo mai abbastanza. Di nulla. Ora dobbiamo andare. Buona fortuna. Ok. Grazie mille ancora. Prego. Eccoci qui. Finalmente. Oh, mamma. Fra quanto arriva l'ambulanza? Nino, Nino, Nino. Eccola, è arrivata. Eccoci. Dov'è? È qui. Ok. Dobbiamo. Bene, adesso sale sull'ambulanza. Con noi possono salire solo lei, i genitori e se ha dei fratelli e sorelle. Ok, allora veniamo noi due. E io che sono il fratello. Ok, allora noi veniamo poi con l'autobus. Ci vediamo fra un po', ragazzi. Ok. Buona fortuna. Grazie, a dopo, a dopo. Un po' dopo. Eccoci arrivati. Dai, portiamola in là. Andate voi, io devo rimanere qui nel caso qualcun altro chiamasse l'ambulanza. Ok, grazie, prego. Eccoci arrivati. Ma questo è l'ingresso del primo piano? Voi dovete rimanere qui perché... Come? Non posso restare! Prima dobbiamo fargli delle analisi e delle visite, poi ve le faremo vedere. Ma... Oh. Vabbè, allora aspettiamo qui con gli altri. Allora, come sta? Adesso gli devono fare delle visite e delle analisi, la vedremo fra un po'. Ah, ok, allora aspettiamo tutti qui. Spero solo vada tutto bene. Già, lo speriamo tanto anche noi. Intanto Argentina. Ecco, c'è una che... Questa è dell'ambulanza che ha fatto un incidente in moto e adesso è svenuta. Certo, me ne occupo subito, tanto avevo appena finito. Bene, allora io torno di sotto. Bene, vediamo un po'. Non so neanche come ti visito. Allora, sentiamo il cuore. Ok, il cuore batte. Prima di tutto. Ti metto questo. Ecco, vai qui. E vediamo un po'. Oh, accidenti, si è rotta parecchie cose. Vediamo un po'. Cavoli, è messa male.
Ciao Nick, puoi occuparti di questa che ha avuto un incidente in moto ed è svenuta. Queste sono le visite che gli ho fatto sotto. Ok, grazie. Ciao, devo fare altre visite. Va bene. Accidenti, è messa male. Sa che ci vuole una di queste. Ecco, poi ti attacco questo liquido che l'aiuterà. Ecco qui. Poi dovrò farle una puntura. A quanto pare è qui, devo vederla. Ma sei sicura che potevamo? No, mi interessa, io voglio vedere mia figlia. Mi scusi. Argentina! Old, tesoro! Scusa, voi chi siete? Siamo i parenti. Io sono suo fratello, io ho suo padre e io ho sua madre. Come sta? Non è un buon momento. Cipre, la prego, voglio solo sapere come sta mia figlia. Va bene, continua. Stelline, il nostro episodio finisce qui. Secondo voi com'è Argentina? Guarirà? No? È messa male? Riuscirà a tornare come prima? Diteci tutto nei commenti. E non dimenticatevi di iscrivervi. Lasciare like e condividere un video, cioè lasciate tanti like, soprattutto per Argentina. Sì, alla prossima. Ciao.